spesso durante il mio percorso della vita mi sono sentito quasi stuprato da alcune affermazioni, da alcune frasi dette da determinati politici. E quindi ad aver armato questo pugno, secondo me, più che il ragazzo, è stato lo Stato. Quindi bisogna partire da un... bisogna partire proprio dall'alto per cambiare le cose. Non mi interessa trovare chi è stato in questo momento. Grazie all'opportunità mediatica che mi è stata data, io sto cercando di fare di tutto, anche attraverso le associazioni, per cambiare qualcosa. Sì, sì, c'è una responsabilità politica, e appunto, che si nasconde e fa finta di niente. Mi hai detto che stai scrivendo una lettera al presidente Renzi. Che cosa gli vuoi chiedere? Io sto scrivendo una lettera, sicuramente, cercando di, con l'aiuto di tante persone, non sono io, non è una lettera personale, noi stiamo cercando di interpretare al meglio i sentimenti della comunità LGBT. E quindi si spera di avere poi un confronto per poter parlare di cosa va, di cosa non va. E sono certo che verremo ascoltati questa volta. E ti chiedo, se dovessi chiedergli qualcosa da fare in concreto, che cosa vorresti che il governo del tuo paese facesse per far sì che non capitino più situazioni come quelle che ti hanno coinvolto la scorsa settimana? È una domanda difficile, io non posso dare risposta probabilmente a questo. Ci sono persone più competenti di me che possono agire meglio. La tutela sicuramente, però ci sono varie sfaccettature. Non si parla di, secondo me, principalmente di una legge contro l'omofobia. Si parla di dover proprio concretizzare qualcosa di vero. L'Italia adesso è circondata da paesi che sostengono la comunità, quindi LGBT, quindi sicuramente qualcosa accadrà. Ho piena fiducia nel governo. Posso dire che partirei forse dalla scuola per educare ad un rispetto più reciproco, sotto ogni fronte, a tutti i livelli, che si possano essere le donne, perché adesso l'omofobia, ma non è solo l'omofobia il problema, ce ne sono altre mille. Se potessi rincontrare il tuo aggressore, che cosa gli diresti, cosa vorresti comunicargli? Vorrei avere un confronto. Da questo punto di vista vorrei avere un confronto con lui, e credo che a priori dalla legge, da tutto, sia già stato punito.